Mi chiamo Gianfranco Pisano e mi amo definire un medico di campagna prestato all'osteoporosi. E come i medici di campagna di una volta, al centro della mia attenzione è il paziente e non tanto il protocollo. Tutto ciò che mi può essere utile ad oggi per poter individuare quelle che sono le carenze e i difetti che hanno portato questi miei pazienti all'osteoporosi è per me estremamente importante. Per questo, in alcuni casi, io ho fatto effettuare un'analisi con un dispositivo innovativo che si chiama S-Drive. Questo dispositivo mi dà, se così si può dire, una inquadratura a 360 gradi di quella che è la situazione infiammatoria, carenziale, direi addirittura delle intossicazioni che ci possono essere legate alla normale vita quotidiana. Questo è importante perché ad oggi molte delle mie pazienti sono giovani pazienti, sono quarantenni e che quindi non si può ricorrere al vecchio paradigma della osteoporosi nei soggetti soltanto anziani. Ieri sera una gentile signora mi ha detto: ma l'osteoporosi non è un processo fisiologico? No, è un processo patologico e queste quarantenni me lo dimostrano. E quindi la mia esperienza con questo strumento, con questo S-Drive, che io non eseguo personalmente ma mando a fare in alcune situazioni, mi ha aiutato moltissimo per individuare quali sono le carenze, i problemi, le informazioni che mi portano a poter individuare una terapia personalizzata e non secondo un protocollo uguale per tutti quanti, una terapia personalizzata, e quindi lo ritengo uno strumento estremamente valido e fondamentale nella mia attività.